Ciao bentornati o benvenuti in un nuovo video. Scusate la luce, ma in questa nuova casa ci sono soltanto luci dal soffitto, quindi mi viene un po' difficile trovare una postazione. Spero questa vada bene. Comunque, oggi vi faccio finalmente il video delle cose che ho comprato in Corea in questi 2 mesi. Potevo fare molto peggio. Non mi sono neanche trattenuta più di tanto, è che volevo spendere i soldi in maniera un po' più consapevole e soprattutto in attività più che in cose materiali. Sono molto soddisfatta appunto di tutto quanto. Ovviamente vedrete un sacco di merch e cose relative a, voi sapete chi, ormai innominabili, date tutte le varie cose che ho fatto eccetera eccetera. Ovviamente non vi farò vedere le cose che vi ho già fatto vedere negli scorsi video, quindi andate a recuperare gli scorsi vlog per vedere anche tutte le altre cosine che ho comprato poi nel corso dei giorni. Prima cosa, questo che è un giochino per cani col sonaglietto a forma di pannocchia, perché come vi ho spiegato più volte qua in Corea vanno pazzi per mais, pannocchie, bibite, cose. Tra l'altro costano pochissimo perché 1000 won sono all'incirca 60-70 centesimi. Poi sempre da Daiso mi servivano più che altro questi aggeggini, perché avevo comprato una cover che non aveva l'attacco per le AirPods, appunto per la borsa, quindi ho comprato questi gancettini. E qua invece sono per le chiavi, li voglio portare a casa perché almeno hai un unico moschettone con, vedete, 3 gancetti. Cose un po' utili, un po' cute, un po' così. Poi vabbè, potete immaginare le cose che vendono per quanto riguarda photocard, sticker, foto, eccetera eccetera eccetera. Quindi ho preso un po' di cose, tipo questi porta photocard che sono quelli rigidi, e queste qua che sono le sleeve tipo olografiche. Questo invece è troppo carino, ci vorrei stampare tipo le mini foto dei miei cani. Infatti vedete, sono piccolini e potete metterci le fotine. Devo capire il formato. Questo qui invece è per la photocard. Ho comprato infatti anche questi sticker e voglio appunto decorarla e poi metterci la photocard. E è molto carina perché ha, vedete, il gancetto fatto in questo modo. Poi questa l'ho presa sulla Tower, la voglio attaccare alla valigia o da qualche parte, non lo so. È lo sticker olografico di Cookie, magari anche sulla macchina, staremo a vedere. Questo qui l'ho preso a Busan e ve l'ho fatto anche vedere nel vlog. Siamo entrati appunto in questo negozio che era una sorta di rivenditore Apple. Io, lo sapete, per questo viaggio mi sono portata l'Apple Tag perché ho detto col cavolo che stavolta mi perde delle valigie, e ho comprato questo che è una cover per l'Apple Tag dei Tiny Tan, che sono appunto i mini personaggini dei BTS, che è fatta in questo modo. Vedete, ci mettete l'Apple Tag di silicone, super carina. E poi questo si stacca, in realtà può essere anche un portachiavi da solo. Poi queste sono delle novità che sono uscite al Line Friends Shop, che sono le nuove ciabattine invernali. Guardate che belle. L'unica cosa, adesso io ne ho prese 2 paia, cioè forse per me le avrei prese tutte, ma non c'è spazio ovviamente. Arrivano fino alla misura 260, che è uguale a quelle che ho io, per intenderci queste qui. Ma non riesco a trovare la misura da nessuna parte, quindi mi sono accontentata della 250, che va bene, ma per le ciabatte come le intendo io le voglio un po' più grandicelle, quindi vediamo se riesco a cambiarle. Ho preso questo qui, che è il set degli sticker. Praticamente quando siamo andate abbiamo fatto la fila dalle, che ore erano, le 7 di mattina. A un certo punto sono entrata e ho preso la qualunque, quindi sì, mi ritrovo un po' così. Di sempre poi del merch ho preso anche il magnete. Questo qua è bellissimo da attaccare al frigo, non vedo l'ora. Perché praticamente mia madre colleziona i magneti di ogni posto dove andiamo. E in realtà è una cosa che piace fare tantissimo anche a me, quindi ogni posto particolare in cui sono stata in questo viaggio ho cercato sempre il magnete relativo, e quindi quello di Busan, capite bene. Infatti, rimanendo a tema magneti, vi faccio vedere anche questo che ho preso alla Seoul Tower. Mi piaceva perché c'erano tutte le stagioni, ho preso l'autunno, che è appunto quella corrente. E da Jeju invece, guardate che carino, ho tenuto anche la bustina, sono stata sia al caffè appunto di Hello Kitty, quindi ho preso questo magnetino qua con scritto Hello Kitty Cafe Jeju Island, e questo qui che invece è un po' più classico, proprio con le cose dell'isola insomma. Poi sempre del merch, quando sono andata a Lotte World a Busan ho preso il cerchiettino. Sì, mi sono fatta fregare dal cerchiettino. Sapete perché mi fregano? Perché hanno tutte queste cose, no, brandizzate con scritto Yet to come in Busan, bla 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 bla, quindi ti ci fanno cascare. Poi non è che dici costano tantissimo, quindi
Poi riassummi tutto e fai ops. Poi ho preso questo qui che è il set delle mini photocard. E vabbè, qui dentro ci ho messo quella che mi è uscita con la felpina. È di questo lilla, bellissimo. Finalmente hanno fatto un merch lilla. Con dietro scritto yet to come. Anche davanti tutta brandizzata. Tra l'altro caldissima, è veramente bella. E poi come maglia ce n'erano due versioni. Io ho preso quella appunto differente dalla felpa, perché c'era lo stesso stampo della felpa. Questa è bianca con scritto qua davanti Busan, sia in angle sia normale. E poi dietro c'è lo stesso simbolino della calamita, per intenderci. Di solito non prendo tanto merch ai concerti di BTS, lo sapete, sia quello LA sia quello Las Vegas non avevo preso nulla, perché sinceramente neanche mi piacevano troppo le cose. Però questo era un evento più unico che raro, quindi ho preso tutto. Cos'altro abbiamo qui? La mini army bomb, che è quella appunto piccolina. Non le apro perché sono tutti regali, cose che devo portare. Poi questo qui è il deco band. L'avevo preso anche a Las Vegas. Ecco, questa è una delle poche cose che però si è rotto e devo ancora riaggiustare. Quindi spero questo non faccia la stessa fine. Poi questo qui invece è il gancetto per l'army bomb, sempre tutto con le scritte. L'army bomb grande, ne ho presa un'altra perché praticamente è introvabile. Qua costava la metà della metà della metà di quello che l'ho pagata io in America, perché costava tipo 30, una cosa veramente imbarazzante. E voglio customizzare anche questa, perché se avete visto appunto anche nel video vlog di Busan, la mia è tutta brandizzata, l'ho fatta un po' come il microfono di JK. Questa vorrei farla o lilla o totalmente nera. Poi questo qua, sempre quando sono andata a Lotte World, pesa un sacco, cioè pesa veramente tantissimo. Infatti non ho idea di come me lo porterò, cioè credo lo metterò tipo nel bagaglio a mano, perché già solo questo penso siano 2 kg. Ed è carino perché ovviamente è sempre tutto brandizzato. Poi vabbè, questi sono un po' di riviste e cose che mi sono presa quando siamo andati al caffè di Jimin. Questo qua lo davano fuori al concerto, che è il giornale che hanno fatto apposta. Poi cos'altro ho preso? Allora, questi sono i mini poster set. Vabbè, non ve li apro perché se volete poi li cercate su internet, altrimenti facciamo notte. Questa qui invece è la foto del Dalmajang, che sarebbe appunto il Chuseok. Questa è super bella. Guardate questa foto in primo piano. Poi vabbè, questo è il clapper del concerto. Poi questa l'ho trovata a Busan, l'ho trovata allo Starbucks della Seoul Tower, che è appunto la tazza di Starbucks di Busan. È bellissima. Ponte, il faro, la spiaggia. Poi queste qua le avevo prese a Jeju, mi pare. Loro escono sempre, fanno queste collaborazioni con la Xylitol, e io ci casco perennemente perché adoro queste minchiate. Sia JK sia Jimin, uno per me, uno per Ale. Poi questa qua invece è la versione ancora più nuova. Capite perché io non posso venire a vivere qui in Corea? Sempre abbiamo un JK e un Jimin. Comunque più vado avanti in questo haul, più mi accorgo che veramente è imbarazzante. Ho comprato solo cose dei BTS o merch relativo a loro. Pensavo di non fare questa fine anche questa volta, e invece questo l'ho preso per la macchina. Praticamente qua si usa tantissimo mettere sulle macchine una sorta di stoppino tipo paracolpo, perché almeno se parcheggiate la macchina vicino, apre lo sportello, non prende la vostra macchina ma si poggia su questo tipo cuscinetto. Che spiegazione complicata per una cosa veramente semplice. E quindi appunto le ho presi con la loro versione. Spero in Italia non me li stacchino e non me li rubano. Poi questo qui è una cover addirittura per la chiave di casa. Avevo già preso quella di Tata, ho trovato questa che è la versione minini. Siete rimasti scioccati da una cosa quando ve l'ho spiegata? Fuori dal concerto, la mattina che sono andata appunto a fare il giro, a prendere le cose, shock, perché praticamente la gente si fa pagare dalle persone che non possono essere lì fisicamente per prendere le photocard, i lucky draw esclusivi. Però per prendere questi lucky draw ovviamente devi comprare un album per ogni carta, e loro appunto, essendo che gli interessa solo la carta, comprano gli album e gli album li lasciano proprio da una parte sigillati. Quindi li ho visti, sono andata e me ne sono aperta 3. Quindi ho 3 card, vedete, di proof. Vi faccio vedere anche come sono fatte. Vedete, fatta così con la photocard. E poi dietro c'è scritto sempre Yet to Come. Poi, sempre mentre ero lì a Busan, sono uscite le T-Money di Proof. Un casino per trovare queste T-Money, perché a quanto pare sono
dei pezzi limitati. E ovviamente ho detto, oh mio Dio, no, cioè Busan che è pieno di armi, non le troverò mai. Infatti non le abbiamo trovate. Ho detto, provo quando torno a Seoul. Letteralmente sono tornata con il treno alle 7 di sera, 7-8 di sera. Sono andata subito alla ricerca e ho cercato in tutti i CU, perché vengono vendute solo nei convenience store CU. Letteralmente me ne sarò fatti una decina. Dopodiché, quando stavo per lasciar perdere, ne ho trovato uno. Fammi provare. PTS T-Money. E lui mi ha indicato un posto. Ho detto, alleluia, apriti il cielo. Non c'erano di tutti, quindi ho preso soltanto appunto quelle dei membri che c'erano. Questa qui è quella di Taehyung, Jimin, JK, Yoongi e Namjoon. Poi vabbè, ieri mi sono presa l'album appunto nuovo di Jin, che è The Astronaut. Questi qua sono i plushini, quelli fatti a keychain, che sono troppo bellini, vi giuro. Chimmy mi fa volare. Ho preso Koya, Chimmy e ho attaccato alla borsa il piccolo cookie. Questo qui invece l'ho preso per una mia amica. E visto che volevo provarlo anch'io, io mi sono presa la mini size che ho in bagno. E questo appunto è un siero per i capelli tipo olietto. Poi sempre nel mentre che sono qui, ragazzi, questi giorni mi hanno disastrata, è uscito il kit con Laneige, che hanno proprio creato il cofanetto. Io adoro i lip balm di Laneige, quindi con l'occasione ho detto ok, purtroppo mi avrete. Ma tra l'altro costano veramente poco, perché di solito una sola size di queste al prezzo di tutta la box. E c'è Permission to Dance, Dynamite e Butter, ognuno ovviamente ha un gusto. Poi quando sono andata all'exhibition di Proof, ovviamente ho preso qualcosa anche qui. Questo qui è il poster set di JK, che praticamente ha la foto quella tipo della postcard. Eccola qui, praticamente è il poster con questa foto grande. Ovviamente ho preso i Lucky Draw. Questi qua contengono sia degli sticker, sia poi ci sono questi qui che sono segreti. E sono usciti i miei ragazzi. C'è una foto di tutti. E poi appunto ve ne escono due random. Che vi devo dire? Il grande duo. Poi ho preso le lenticular postcard. Anche qui c'erano i limiti di un pezzo a persona, quindi ne ho presi solo alcuni. Questo qui di V, JK. E ho preso, vabbè, Jimin, che però è per Alessia, quindi non ce l'ho. Vi faccio vedere quello che ho già aperto di JK. Vedete, sono in questo modo, fatte 3D con lui che guarda. E qui una foto della mano col proiettile in mano. Grazie. Comunque, detto ciò, questo è tutto quello che ho comprato finora. Non escludo che magari una volta tornata a casa ce ne sarà un altro, anche se in teoria con il peso della valigia dovrei stare un po' attenta, ma staremo a vedere. Io ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi, perché come sapete tanto arrivano video in continuazione. Quindi vi mando un grosso bacio per ora e ci vediamo presto. Ciao!